Ottobre 1973. L'ENI firma ad Algeri un contratto con la Sonatrach per l'importazione in Italia di 12 miliardi e 700 milioni di metri cubi all'anno di gas naturale per un periodo di 25 anni. Con questo accordo l'ENI prosegue il suo programma di approvvigionamento diversificato delle fonti di energia. Il trasporto e la grande distribuzione del gas naturale in Italia sono affidati alla SNAM, società del gruppo ENI. Sulla base di una serie di studi preliminari, la SNAM prevede di trasportare il gas algerino mediante un gasdotto di 2.500 km. Le maggiori difficoltà sono rappresentate dagli attraversamenti del canale di Sicilia e dello stretto di Messina. Quest'ultimo in particolare per la morfologia del fondo marino e la forza delle correnti. La SNAM Progetti viene incaricata della progettazione e la SAIPEM della realizzazione dell'attraversamento dello stretto di Messina. Fin dal 1970 un gruppo di specialisti della SNAM Progetti studiava la fattibilità dell'attraversamento dello stretto di Messina con una o più condotte sottomarine. Sono stati raccolti, elaborati e discussi i dati relativi ai parametri fondamentali. Natura e intensità delle correnti marine, altezza delle onde, natura dei fondali. Il calcolatore in questa fase è di grande aiuto ai tecnici nella scelta del tracciato ottimale e nella stesura del progetto. Per verificare gli studi teorici e completare le informazioni, nel marzo del 1974 veniva effettuata un'indagine sottomarina lungo il percorso prescelto. Per questo lavoro venivano utilizzati due mini sommergibili attrezzati con telecamere. L'analisi delle riprese permetteva di individuare tra le molte difficoltà del fondo il percorso più sicuro per la condotta. Non è il più breve, sono 16 km tra Favazzina sulla costa calabra e Mortelle sulla costa siciliana. La condotta sottomarina raggiungerà una profondità mai toccata, 360 metri. Gli studi e i progetti sono terminati. Nel luglio 1974 il pontone posatubi Castoro V della Saipem raggiunge la zona dei lavori di fronte alla costa calabra a Favazzina. Il lavoro inizia con la posa sotto costa su fondali poco profondi. La condotta viene alleggerita con galleggianti perché possa essere varata mantenendo la deformata calcolata. Man mano che la condotta scende in acqua, i sommozzatori della Saipem eseguono le operazioni di controllo. Il primo tratto è posato e procedendo verso gli altri fondali viene abbandonato il sistema di varo con galleggianti. Entra in funzione lo stinger. Questa attrezzatura è rimorchiata dal porto di Reggio Calabria fino alla poppa del Castoro V, a cui viene agganciata. Thank you.
Lo Stinger, progettato dalla Saipem, è costituito da elementi galleggianti snodati e consente di supportare e guidare il tubo in mare con la curvatura prestabilita. Il Castoro Quinto è un grande cantiere che opera senza interruzione. È lungo 124 metri, può varare tubazioni fino a un diametro di 60 pollici ed è attrezzato specificatamente con apparecchiature per la posa in alti fondali. A bordo lavorano 160 uomini. Dalla zona di stoccaggio in coperta i tubi vengono trasportati sulla rampa di varo. Dopo l'accoppiamento, i tubi subiscono 5 passate di saldatura in 5 stazioni successive. La linea passa ora attraverso il tensionatore. Questa macchina, brevetto Saipem, è indispensabile per la posa in acque profonde e permette di mantenere in tensione il tubo, limitandone così le sollecitazioni che si creano durante la sua discesa sul fondo. Il tubo è trattenuto da un sistema di cingoli in gomma che mantengono la condotta costantemente alla tensione richiesta. La tensione massima raggiungibile è di 40 tonnellate. I parametri fondamentali del tensionamento sono regolati e controllati da un sistema di apparecchiature elettroniche. I controlli delle saldature sono accuratissimi. Ad un primo esame radiografico con un apparecchio di brevetto SNAM Progetti fa seguito un secondo con ultrasuoni. Per rendere stabile la condotta sotto la costa calabra e proteggerla dall'azione delle onde, un tratto di 850 metri è stato appesantito con un rivestimento in calcestruzzo. In corrispondenza delle saldature si provvede a completare il rivestimento. L'operazione di varo deve essere controllata anche sott'acqua. Dove non possono operare i sommozzatori viene impiegato il mini sommergibile Sukup. La base di appoggio del sommergibile è la motonave Ragno della Saipem. I rilevamenti col sommergibile confermano gli studi già effettuati. Il fondo della scarpata calabra è molto tormentato e il Sukup controlla e dirige la collocazione del tubo nell'unico stretto passaggio tra le rocce. Il sistema Trisponder, con le apparecchiature installate a bordo del Castoro Quinto e a terra, consente di seguire la rotta prestabilita con un'approssimazione di pochi metri. Anche le previsioni atmosferiche sono sotto accurato controllo. Una boa oceanografica trasmette tutti i dati sulla intensità e altezza delle onde. I correntometri segnalano periodicamente l'intensità delle correnti alle varie profondità. Questi
Questi dati, insieme a quelli raccolti dagli altri strumenti, affluiscono al calcolatore, che fornisce istantaneamente il quadro completo della situazione del baro. L'intenso traffico dello stretto ha richiesto la costante collaborazione delle autorità portuali per il servizio di polizia marittima. Il Castoro Quinto è un mezzo non dotato di propulsione propria. I suoi spostamenti, che permettono le operazioni di varo, avvengono tonneggiando sulle 12 ancore di cui dispone. Per assicurare l'avanzamento del pontone, le ancore vengono salpate e spostate in avanti dal rimorchiatore Saipem Delfino lungo la traiettoria di posa. Il parco tubi a terra rifornisce in continuazione il Castoro Quinto. Complessivamente sono stati posati 1482 tubi per un totale di 1875 tonnellate di acciaio di alta qualità. Il diametro dei tubi è di 10 pollici e 3 quarti e lo spessore è di 0,625 pollici. La posa del tratto di condotta gunitata è terminata. Il programma di lavoro prevede ora il varo di tubi protetti soltanto da un rivestimento in polietilene. Anche il tensionatore viene adeguato al nuovo diametro esterno della linea. Il fondo marino sul versante calabro scende verso la massima profondità con pendenze disuguali. In presenza di queste difficoltà, la deformata del tubo assume via via configurazioni diverse. Il tensionamento varia in funzione delle variazioni di profondità, come rappresenta la freccia, da un minimo di 20 a un massimo di 36 tonnellate. Appoggio Ragno, che è attrezzata per l'assistenza alle operazioni subacquee, segue l'avanzamento della posa. L'equipe di sommozzatori è sempre pronta ad intervenire per le operazioni di controllo della tubazione e dello stinger, il cui assetto deve essere continuamente adeguato con il variare delle profondità. Thank you.
Siamo a metà del percorso. La profondità massima di 360 metri è già stata superata con successo. Per poter effettuare altri controlli previsti dalle specifiche di progetto, le operazioni di varo vengono interrotte per alcune ore. Nella tubazione è introdotta un'apparecchiatura semovente di brevetto SNAM Progetti per rilevare la deformata spaziale del tubo. L'apparecchio trasmette i dati che vengono immediatamente elaborati a bordo del Castoro V. Sempre la condotta poggia con continuità sul fondo del mare. In alcuni tratti, data la natura del terreno, si formano delle campate che è necessario controllare accuratamente con il SUCUP. La posizione del sommergibile è eseguita istante per istante dalle apparecchiature installate a bordo del ragno. Il Castoro V ha già percorso oltre 15 km, effettuando lungo la posa le due ampie curve previste dal tracciato. Ora il Castoro V dovrà abbandonare temporaneamente la linea fin qui posata ed effettuare una rotazione di 180 gradi. La rotazione è compiuta. Il Castoro V si posiziona per cominciare il tiro a terra dell'ultimo tratto di linea appesantita. Sulla spiaggia siciliana si prepara l'ancoraggio per la puleggia di tiro. Disponibilità di tecnologie avanzate e l'impiego di ingenti mezzi finanziari permettono oggi di effettuare nuove esperienze nel campo del trasporto dell'energia. Un'importante infrastruttura di collegamento tra la Sicilia e il continente è pronta. Il completamento della linea avverrà con la giunzione dei due tronchi di tubo. Del Castoro V sollevano fuori dall'acqua le estremità di linea che vengono tagliate a misura. Thank you.
saldatura. Una grande prova superata. La prima tappa per la costruzione del gasdotto intercontinentale che congiungerà Africa ed Europa attraverso il Mediterraneo.